Ciao ragazze, eccomi qua con un nuovo video. Come avete potuto leggere dal titolo qui sotto, questo qui è il video tag, gli attrezzi che uso di più per lavorare il fimo. Ho visto questo video tag da Sholin, non so come dirlo, 96 se non mi sbaglio, che però so che l'ha inventato Sugar Peach Clay, quindi Francesca, che saluto entrambe naturalmente. Niente, siccome mi è piaciuto ho deciso di farlo anche io. Quindi vi faccio vedere gli attrezzi che uso di più quando creo. Allora, chiaramente non possono mai mancare le salviettine. In questo momento c'ho queste qui della Fria, che sono tipo carta igienica a dire il vero, ma funzionano benissimo, non lasciano peletti. Poi faccio vedere gli strumenti che uso di più, che tengo, dove tengo anche il fimo con i panetti appunto aperti da utilizzare, dentro questo sacchettino. Allora, me li tiro fuori e ve li mostro. Prima di tutto sicuramente i miei due cutter, che uno è questo, che in realtà sarebbe una spatolina per la pittura, e l'altro invece è proprio un cutter. Poi ho due tipologie di pennelli. Questo qui ma più morbido, questo un po' più rigido, dei quali io utilizzo anche molto la parte sul retro per fare l'incavo degli occhi. Poi un pennarello indelebile stabile, questa è la S, nero. Questo pennarellino rosa per le guanciottine delle bamboline, è un pennarello normale. E poi questo attrezzo qui, che appunto è un dotter con le due punte, una fine e una più grossa bombata. Ed infine, questa qua, che è una palettina con alcuni colori che uso di più, che sarebbe questo rosa e questo marrone. Poi, in quest'altra busta, invece, sempre trasparente, tengo gli attrezzi o più grossi oppure che utilizzo di meno. Allora, ve li mostro. La prima cosa è il mio mattarellino di legno, che però io vi consiglio di acquistarlo di plastica, perché quello di legno si tende ad appiccicare il fimo, purtroppo. Poi ho un altro attrezzo appuntito, questo qua sarebbe per la cake art, il cake design, così e così con le due punte. Scusate, li metto di qua perché sennò mi confondo. Poi ho altri due pennarelli indelebili con la punta più grossa. Uno è sempre stabile ed è la M come lettera, e l'altro un altro tipo di pennarello. Questo attrezzino qui, che sarebbe sempre per la pasta o di zucchero o comunque per le decorazioni sul cibo, è un tagliapasta. Il filo di ferro, così molto semplice. Una tronchese, come questa. Poi ho un altro tipo di mattarello, che sarebbe sempre per il cake design, che è questo qui con questa decorazione a spina di pesce. Poi questa altra palettina qua, che contiene questo marroncino che utilizzo per fare la cottura sui dolci. Quest'altra palettina è ormai molto molto scarna, infatti ne ho appena presa una shimmer nuova di pacca, perché questa ormai, come vedete, è stra utilizzata. Una colla, questa è la Huhu. Poi qui che c'è il resto del set di cutter, uguali a questo qui. Ed infine tengo tipo alcuni charme e delle pietre, per esempio come questa, per incastonarle con le bamboline. E poi l'ultima cosa che ho preso proprio ultimamente è questo pacchettino qui, questa scatolina qua, che contiene questi bellissimi cutter di diverse forme,
Eccoli qua, diciamo c'è uno più grande con l'impugnatura più grossa e alcuni più piccoli. E poi qui abbiamo diverse lame intercambiabili, quindi molto molto comodo. E oltretutto queste stanno lì perché sono attaccate con la calamita e l'ho pagato una scemata tipo 3 euro, l'ho già utilizzato e funziona da Dio, quindi sicuramente questo mi entra nei prodotti che utilizzerò assolutamente di più. Niente ragazzi, questo era tutto. Il video è stato abbastanza breve perché io non. Le cose principali che utilizzo poi sono queste, non uso così tanto, diciamo. Niente, vi mando un bacione, spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!